Sentiamo spesso parlare di antibiotici, ma cosa è un antibiotico? L'antibiotico è una sostanza in grado di impedire lo sviluppo di batteri o di distruggerli. In natura è prodotto da varie specie di organismi viventi, come muffe, batteri e funghi. Sembra che già i cinesi, 2500 avanti Cristo, utilizzassero le muffe della soia mentre i Maya ricorressero alle muffe di cereali. Nel 1877 Louis Pasteur e Jules Joubert osservarono che in alcuni casi i batteri venivano distrutti da muffe e altri microorganismi. La scoperta ufficiale del primo antibiotico, la penicillina, è attribuita ad Alexander Fleming. Una scoperta italiana? Circa 30 anni prima di Fleming, il medico italiano Vincenzo Tiberio aveva già ipotizzato il potere di alcune muffe contro i batteri. Il primo vero impiego della penicillina avvenne nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, da parte dei militari statunitensi. Fin da subito, gli antibiotici hanno migliorato la salute della popolazione, combattendo malattie importanti quali tubercolosi, polmoniti pneumococciche, infezioni delle ferite chirurgiche e infezioni delle vie urinarie. Da subito comparve anche il perverso fenomeno dell'antibiotico resistenza. I batteri possono modificare il proprio corredo genetico per sopravvivere. Un antibiotico prima efficace perde quindi la capacità di uccidere quel batterio. Oggi, in Europa, un batterio su tre è resistente agli antibiotici. L'antimicrobico resistenza ha un forte impatto su uomo, animali e ambiente. La resistenza agli antibiotici è in costante aumento in tutto il mondo. Esiste una relazione certa tra il consumo eccessivo e inappropriato e il fenomeno della resistenza. L'AMR rappresenta già ora un pesante onere sociale ed economico e il numero continuerà a crescere fino ad arrivare a 10 milioni di decessi nel 2050, più del cancro.